All'Aquila si viene alla luce con note in sottofondo di Beethoven e Mozart, talora con un valzer, più frequente con Vasco Rossi ed Elisa, tra luci soffuse ed una manciata di stelle appese ad un fazzoletto di cielo e, se si vuole, nel lieve sciabordio di una vasca dove il neonato comincia l'avventura e si tuffa nella nuova vita. Nel capoluogo, spiegano dalla ASL, dopo il trasferimento del dicembre 2015 del reparto di ostetricia nella nuova casa completamente ristrutturata al primo piano del detta chirurgico dell'ospedale, gestanti e bebè, non solo per il parto in acqua, sono immersi in un'atmosfera unica che rilassa le partorienti durante il travaglio fino ad allentarne il più possibile il fisiologico dolore. Con la rioccupazione degli spazi originari dopo il sisma, nel giro di pochi mesi il reparto è diventato un ambiente davvero speciale, spiegano, all'insegna del massimo rilassamento della donna e della piena fruizione delle sensazioni che accompagnano un evento così importante, con 355 parti da gennaio a oggi, nella quasi totalità portati a compimento in questo magico set, dove l'emozione dell'evento, a cui partecipano appieno ostetriche e altri operatori, è dilatata al meglio dalle atmosfere, arredi e colori, pressoché esclusivi, a partire dal lettino per il parto in acqua, dotato di una fantasia luminosa che riproduce il cielo stellato. Il 98% delle gestanti, spiega ancora la ASL, dall'inizio dell'anno a oggi non si è fatta sfuggire questa opportunità, chiedendo di mettere al mondo il figlio in questo contesto di deliziose sensazioni. Su corpo e mente ha importanza la colonna sonora, diffusa in sottofondo in sala parto, rimessa all'insindacabile scelta della futura mamma. L'archivio di ostetricia contiene circa 200 motivi musicali, tra musica leggera e classica, che diventano i giusti titoli di coda di un film che dura 9 mesi e per il quale tutte le gestanti auspicano un finale indimenticabile, con lacrime di gioia condivise magari con marito o il compagno. I parti in acqua, che l'Aquila ha introdotto per prima in regione poco meno di 2 anni fa, restano un'opzione aggiuntiva e di nicchia, scelta in media da 5 donne al mese.